Riusciremo a sopravvivere in un mondo di Minecraft il quale ogni minuto farà collassare un intero chunk? Beh, guardate il video fino alla fine per scoprirlo e soprattutto, se siete nuovi, iscrivetevi al canale per nuove mod come questa. Ma non dilunghiamoci troppo nella intro ed iniziamo. Cioè, davvero siamo spawnati nel deserto vicino all'acqua. E io come le prendo le cose per sopravvivere? Signori, sembrerebbe all'apparenza, nel mentre io mi prendo la sugar cane, un mondo normale e invece no. Fidatevi che ogni... Ecco, l'abbiamo già trovato. No, siete pronti? Sicuri? Io ve lo faccio vedere. Perfetto, questo è il disagio... c'è una cosa. C'è il disagio più totale. Ecco, immaginatevi così, ma ogni tipo tot secondi che il mondo collassa e io muoio cadendo. Ecco, non vorrei morire cadendo. Quindi, dato che qui c'è un botto di roba, parkour incredibile, ma do epico, top 10 errori da non fare in Minecraft. Cerchiamo di sopravvivere in questo mondo incredibilmente deterioroso. Ora la cosa difficile non è sopravvivere, ma è trovare... Ma è successo di nuovo, è successo di nuovo. Dicevo, ma è trovare i... tipo il legno, i materiali, le cose... Cioè, davvero, ma che sfiga. Vabbè, niente, appena trovo qualcosa vi faccio sapere. C'è della terra, insomma. Ho trovato un albero, ma nel mentre, magari ve l'ho fatto vedere, non lo so, sta esplodendo tutto. Tranquillamente, sta esplodendo il mondo, quindi abbiamo ancora meno tempo per sopravvivere. E sì, l'obiettivo è battere l'Ender Dragon. Non ce la faremo mai. Vabbè, però comunque ci proviamo. E perché no? Mi prendo pure delle zucche. Allora, mi sono fatto solo il piccone di legno perché voglio fare l'errore più grande della mia vita. Ovvero andare in uno di quei buchi che abbiamo visto prima e prendere tipo già il ferro e tutte le cose. Potrei andare tranquillamente in una caverna normale, che potrebbe essere la scelta migliore in realtà, ma questa è un'altra storia. Oh shit, è successo di nuovo. Nel mentre che prendevo il carbone e tutto, è successo... Comunque volevo farvi notare... Oddio, oddio! No, raga, no, per la scienza. Per la scienza. Figo, raga, figo. Guarda, guarda come sta morendo. Ah, ma il mondo è piccolino, credo. Vabbè, niente, mi riprendo tutte le cose. E ci vediamo appena ricrafto tutto. Dai, devo tornare lì alle... Sono un fallito. Ok, potrebbe essere il piano più sbagliato della vita, ma lo voglio fare. Praticamente ho visto che qua ci sono un botto di materiali. Sì, sto scendendo. Eccolo qui. Perfetto, c'è il ferro che mi serve un cifro. E sì, sto scendendo nella voragine. Voragine. Non voglio scendere troppo, perché altrimenti fidatevi che non torniamo più su. L'abbiamo notato pochi secondi fa. Facciamo ripartire la clip. Perciò, giusto il tempo di prendermi due di ferro e ci sono dei diamantini. Diamantini? Parrebbe di no. Oh shit, si sta facendo notte. E insomma, è proprio la fine. Altra voragine per noi, magari troviamo... Oh, magari troviamo qualcosa? No. Belle ste ossa, a caso, totalmente insensate. No, un'altra voragine... No, raga, ma qua sta per finire. È la fine, this is the end. This is the end. Altra voragine, altro giro. Sì, lì c'è tipo la fine di tutto, ma sinceramente non sono curioso di scoprirla. Di nuovo. Siamo spawnati nella zona... nella zona più sbagliata di sempre per fare una sorta di... Non dico speedrun, perché non è una speedrun. Però diciamo una sorta di challenge nella quale battere il drago. Possiamo ancora farcela, perché lì c'era il... quello. E in teoria possiamo ancora farcela. C'ho l'ascia, sì. Preferisco l'ascia... Che po... No, oddio, adesso non vedo neanche... No, è la fine. Dicevo, adesso non vedo neanche... I buchi. Che detto così suona male, ma comunque è la verità. L'apocalisse zombie è la fine. Ed è proprio lui. Ed è proprio l'apocalisse. Spaccali tutti. Satta! Satta! Ma raga, ma io ho un piano. Potrei aspettare che finisca la notte, bello imboscato, così almeno ce la giostriamo meglio, ci può sta... Ma sì, dai. Ok, allora la notte è passata, mi sono bunkerizzato... Stavo per cadere, stavo per cadere... Cioè, un buco si è fatto in parte a casa mia? Quella è casa mia. Ok, va bene, non me l'aspettavo così presto. Quindi, perfetto, siamo arrivati, le rotaie le prendo sempre, in realtà è tipo un mio vizio. Però per il momento non ci interessano, neanche queste, sinceramente non mi interessano. Mi interessa di più, oltre a sopravvivere, altro discorso. Quindi, spada alla mano, dungeon ce l'abbiamo, direi che il ferro... Madonna, non lo voglio mai più fare. Ah, vedo che stai sprofonda... No, scusa!
ma proseguiamo nella nostra avventura. Cioè, suggestivo vedere Minecraft così particolare, eh? Diciamo che è anche molto pericoloso. Vi faccio un taglio e poi ci vediamo all'aggiornamento dopo. Qui c'è roba, qui c'è altra roba, mi prendo un po' di questi. Più che altro il cibo sta finendo. Non ho trovato animali, mi devo arrangiare in qualche modo. Vabbè, per ora mangio la rotten flesh. Ok, non so neanche se vi ho fatto il taglio in realtà, è passato un secondo. Mi son fatto la cacca addosso ed è proprio lei. Dannazione, madò. Vabbè, lo lascio libero così almeno so. Lascia perdere, va, sto delirando. Mi prendo un po' di... Ah sì, però magari non col piccone di cobblestone. E insomma, top 10 fallimenti in Minecraft. Oh, non fate errori di lava, robe strane. Perfetto, perfetto, perfetto. Per ferro. Disiscrivetevi tranquillamente, nessun problema. Ok, no, qui sotto mi sa che vediamo, forse c'è la lava. Vado, perché mi scavo sotto i piedi. Ok, ci può stare, ci può stare. Raga, bella come zona, eh. Ci sta come zona, però... redstone non mi serve a niente, ma la prendo. Con quei 6 diamanti, un cifro. Sono un cifro. Cioè, almeno per averli trovati in un buco di dungeon, sono un cifro. Quindi, allora, spada fatta. E direi che col resto... per ora i diamanti me li tengo. Però mi faccio tipo un elmetto. Così, per il meme. Allora, piccolo aggiornamento. Ora vi faccio vedere il tutto. Sto pescando un po' di pesci perché appunto ho finito il cibo ed è la mia risorsa principale. Ho deciso di far passare la notte in caverna. Ora vi faccio vedere un po' di aggiornamenti. Nel mentre non vorrei morire soffocato, sinceramente, quindi datemi tutto il pesce che avete. Mi sono fatto il picco. Questo non c'era prima. E lì ci sono dei diamanti. No, pesce! No, non morite! Non morite, raga! Ok, dicevo, mi sono fatto il piccone di diamante e mi sono fatto l'armatura in ferro, che ora mi devo appunto mettere. In testa Assassin's Creed. Va bene, direi che 11 per il relativo momento possono bastare, ovviamente li vado a cuocere. Il problema è questo. Però, quanto bello, quanto bello. Va bene. Piccolo aggiornamento, ho trovato un villaggio e dei panini, buono, e anche dei letti. Oh mio Dio, c'è una mega voragine anche qui. Madò, ok, questo buco chiaramente prima non c'era, va bene, stanno succedendo cose. Quindi, io direi che il nostro l'abbiamo fatto. Vi ho fatto un po' vedere la mod, in caso magari vi lascio in descrizione i link, non so, ora comunque mi inventerò qualcosa. Vi ricordo di iscrivervi e se siete passati più di una volta in questo canale sapete che quando facciamo queste mod di solito finiscono sempre così. Ciao!